Se alcuni decenni or sono vi avessero detto che ogni uomo si costruisce attraverso un progetto riconoscibile nei suoi elementi, voi non ci avreste creduto, ma il DNA oramai è entrato nella vostra logica. Sapete che questo acido è composto da una doppia spirale che comprende come geni tutti i collegamenti tra una spirale e l'altra. Ebbene, alla base di tutta la realtà, un grande matematico e filosofo, 5 secoli prima di Cristo, Pitagora, intuì che alla base dell'esistenza esistesse il numero. A voi come esistenza essenziale sembra ancora la stessa cosa così avventurosa, fantascientifica, anche se così antica, che sarebbe stato il DNA alcune decine di anni or sono. Ma pensateci bene, se il nostro mondo si esprime per quanti, in che modo sono espressi i quanti, le quantità? L'espressione di un quanto è una codifica, perché se noi avessimo tante palline, provate a immaginarle, una dietro l'altra, infinite palline, noi come potremmo contarle? In alcun modo, se dovessimo sempre considerarle tutte in linea, una dopo l'altra. Avremmo che, per indicare il numero 150, dovremmo mettere uno dietro l'altro 150 valori. Invece il ciclo numerico è quello che consente di fissare un momento che poi si ripeta come un ciclo ripetitivo, tanto che si possono poi mettere in sequenza vari cicli, tutti multipli uno dell'altro, e un numero enorme riconducibile al suo impacchettamento in un numero breve. Per esempio 1000, se dovessimo vederle tutte in quelle quantità messe in linea, noi non riusciremo nemmeno a averne la valutazione precisa. Mentre invece 10 al cubo trasforma questo quanto in una potenza sintetica che poi si traduce nel numero 1000, e 1000 occupa solo 3 cifre, di cui una è un numero e 2 sono un numero che non è un numero, perché bisogna approfondire la questione del numero zero. Il numero zero non esisteva ai tempi dell'antica Roma. Le quantità negative non si riusciva a calcolarle. Sono arrivati gli arabi che hanno inserito lo zero e hanno determinato poi l'algebra, ossia la condizione che consentisse di fare i calcoli che svariavano dal negativo al positivo. La differenza tra questi due sistemi è che anche solo il positivo ha in sé una contrapposizione. Qual è? Da una parte
abbiamo il numero 1, dall'altra parte abbiamo tutto quanto sia maggiore di 1. In altri termini, da una parte abbiamo il ciclo 10 elevato a 0, che è uguale a 1, dall'altra parte abbiamo il ciclo, questo 10 elevato a 0 determina tutta la quantità, compresa da 0 fino a 1. Il valore successivo, che non presenta lo 0, ma presenta altri valori, esprime questa quantità multipla del valore 1. Per cui si fissano due criteri. Uno che rientra in ciò che noi chiamiamo, noi della scienza moderna, che chiamiamo spazio, perché questo è lo spazio ciclico dell'unità. Lo spazio si vede tutto nello stesso tempo 1. Quindi è tutto presente, proprio come un ciclo di presenza. Invece, il valore che è inferiore a 1 e che comprende 1 in tutti i modi possibili e immaginabili è espresso da 1 diviso n. Il valore 1 diviso n, a seconda del numero di n, è un valore più prossimo allo 0. Più grande è n, più siamo vicini allo 0. Quindi passando da una n infinita ad una n 0, noi passiamo dal valore 0 al valore dell'unità. Quindi vedete bene che l'affermazione del valore unitario, questo, è proprio quel contesto uguale e contrario che, avendo ogni numero il ciclo 10 come suo padre, si presenta in questo modo, come un decimo. Per cui un decimo è la quantità contenuta nell'unità, da 0 fino a 1, proprio come ciclo operativo. Mentre invece questa quantità è quella che parte dal valore completo 1 e va fino in raggiungimento dell'infinito. Questo sistema determina due ordini di grandezza, uno superiore a 1, l'altro inferiore a 1. Capite bene che sono due ordini proprio opposti tra loro. Che cosa significa? Che se noi siamo puliti nella nostra matematica, e questo è un intento della matematica amodea, la estrema pulizia, la estrema correttezza delle quantità che siano uguali e distinte. Distingue ogni numero in una parte intera, poi c'è la virgola, e in una parte frazionaria che è quella opposta, che è la struttura dell'unità, per come io vi ho dimostrato. Di conseguenza, che cosa succede? Che quando in fisica oggi vengono, non la fisica moderna, la fisica corrente, vengono individuate unità in cui è inserita anche una parte decimale, c'è un numero bastardo che mette insieme due valori opposti e allo spazio aggiunge la sua struttura unitaria, praticamente compiendo un errore, perché il valore unitario si ferma qui,
perché è un multiplo esatto del valore unitario. Questo è quello che invece determina la struttura del valore unitario. Ora, la virgola è quella condizione di equilibrio tra un sistema di tipo spaziale e un sistema di tipo temporale, ossia tra lo spazio di 1, ossia la presenza di tante quantità 1 che ci sono tutte e che quindi sono comprese in uno spazio di presenza, e invece il tempo, che è la quantità che viene dopo. Il tempo dell'unità ha questa caratteristica: non esiste tutto insieme, ma solo tempo dopo tempo, esattamente come accade quando fate una divisione e, giunti al valore massimo unitario che potete avere, e non potreste andare avanti dividendo il resto, perché il resto è più piccolo del divisore, andate ad invadere il campo di quello che è al di sotto dell'unità. In parole povere, voi avete la necessità di inserire un valore opposto, perché andate a mettere una virgola e poi vi addentrate nel campo opposto della struttura di quel valore unitario. È una cosa che la matematica la consente. La matematica amodea, che è quella che considera quale matematica possa essere accettata nella fisica, non la accetta, perché quando si va a dividere dei valori residui, un resto che è più piccolo del divisore, quel resto ha un valore enorme. Infatti è il portatore, ossia è quella specie di cameriere che porta tutto quanto possa essere diviso e condiviso, come quando andate al ristorante e un cameriere vi porta 9 portate alimentari, poiché le portate non possono venire dalla cucina fino a voi se non c'è un cameriere che ve le porta, e sono le dimensioni del tempo, dello spazio, che fungono da cameriere. Poiché tutto ciò non è possibile senza che le dimensioni della realtà spariscano, ecco che vanno tolte. E quando in una divisione noi abbiamo un valore residuo che è un resto indivisibile, dovete sapere che per la fisica amodea quello lì è il cameriere, ossia è quella realtà che si carica della possibilità che tutta la parte che è stata divisa possa essere divisa, possa essere condivisa, possa essere mangiata interamente. E io voglio spiegarvi brevemente questo fatto, perché così riuscite a capirlo. Quando noi abbiamo un ciclo intero 10, in questo ciclo esiste ogni possibile dimensione reale. Quando noi, considerando la sua dinamica 10 totale, quindi perché è il ciclo 10, e la moltiplichiamo per la dinamica uguale e contraria, che è 10 essa pure, e sono due valori lineari, con il prodotto 10 per 10 uguale 100, noi abbiamo un valore massimo della energia, perché quello che abbiamo a questo punto, da 10 moltiplicato 10, è tutta quanta l'energia in linea. Quindi la dimensione 100 è possibilità totale in potenza.